Se io, se siamo pronti dall'altra parte, proverei a chiamare la nostra collega Erika. Ci sei, consente? Sì, buongiorno, ciao Andrea, ciao Marco, un saluto agli ospiti in studio e ai nostri telespettatori, siamo qua. Eccoci, ciao Erika. Sì. Allora, avete rubato qualche telefonata, Sì, le qualcosa? telefonate arrivano, siamo in orario di lavoro, ricordo l'800 810 810 è un numero verde gratuito, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 13. Gli operatori stanno lavorando, è un call center che esiste da 10 anni ormai, però come dice Cristina è il call center. C'è una presa in carico dell'utente, c'è una risposta personalizzata, c'è un secondo livello di expertise portato avanti dai nostri esperti. Appunto, però chiederei a questo punto a Cristina come funziona proprio il call center. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti. Il call center superabile nasce dalla volontà dell'INAIL di essere vicini non soltanto a, diciamo, ai lavoratori vittime di infortunio, ma anche di essere vicini in maniera concreta, in maniera professionale e coerente a tutti coloro che in qualche modo sono vittime della disabilità. Sicuramente la disabilità è una condizione non voluta, non cercata, che spesso piomba nella vita delle persone in maniera improvvisa, causando non pochi disagi. Noi siamo qui per questo motivo, cioè sostanzialmente effettuiamo una consulenza alla pari, nel senso che noi siamo persone, diciamo, con varie disabilità che in virtù della nostra preparazione, della nostra competenza, della nostra formazione, ci occupiamo in prima istanza di accogliere tutti coloro che chiamano il nostro call center e ovviamente il nostro obiettivo è quello di rispondere a 360 gradi a tutte quelle che sono le problematiche inerenti alla disabilità. Ovviamente quello che è importante è entrare in empatia con le persone che chiamano e quindi cercare di venire incontro non soltanto alle loro necessità dal punto di vista informativo, ma anche al loro disagio di natura psicologica. E fondamentalmente riusciamo a rispondere a tutti i quesiti che ci vengono posti. Mediamente l'80% dei casi avviene, diciamo così, in diretta telefonica. Laddove noi non riusciamo, vista la complessità del quesito, a rispondere in prima battuta, ci sono i nostri esperti di primo livello a cui eventualmente ci possiamo rivolgere e che offrono eventualmente la loro competenza, la loro professionalità per garantire una risposta precisa, puntuale, professionale al quesito posto dalla persona disabile. E siamo raggiungibili anche dall'estero e quindi fondamentalmente abbiamo un numero dedicato che possiamo sicuramente fornirvi nel momento in cui voi ci contatterete. L'unica cosa che posso ancora aggiungere è metteteci alla prova, cioè contattateci e vi sentirete accolti, accolti per tutte le vostre necessità. Non a caso i nostri utenti si sentono piuttosto liberi di parlare non soltanto di problematiche e non soltanto di chiedere informazioni rispetto alla loro disabilità, ma si sentono liberi di chiederci consiglio o comunque consultarci anche rispetto a problematiche di natura generale. Cristina, ti interrompo perché è arrivata una telefonata. Buongiorno a lei. Mi è arrivata a casa il verbale appunto dell'INPS perché avevo fatto domanda per invalidità civile e l'accompagno. Quindi adesso vorrei sapere, me l'hanno confermato, quindi vorrei sapere quant'è l'importo totale, gentilmente, Allora, lei mi signora, fa capire? guardi, signora, mi ha detto invalidità civile, quindi indennità anche di accompagnamento, giusto? Sì. Ok, 100% con accompagnamento. Quindi consideri che l'indennità di accompagnamento è nel 2012 di 492,97 euro per 12 mensilità. E consideri anche che la pensione, quindi la pensione di invalidità civile, è di 267,57 euro, però per 13 mensilità. Per cui si aspetti, insomma, poi il prossimo anno sicuramente la pensione raddoppiata nel mese di dicembre. Questo sicuramente. Ho capito. Ma lei lavora, signora? Io lavoro, sì, infatti volevo chiederle quanto reddito devo avere appunto per percepire Eh questo. sì, perché c'è un limite di reddito Lo effettivamente, immaginavo, non infatti. deve superare, signora, i 15.627,22 euro, questo per il 2012 sempre. Vabbè, no, non li No, supero, quindi perciò ci mi rientriamo, evito. insomma, dice, Sì, perché prende di sentiamo. meno. Sì, molto di meno.
Senta, visto che è così gentile, le rubo un altro minuto. Ma questo prendono in considerazione il reddito mio oppure è cumulabile sì. con quello di mio marito? No, 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 signora, è reddito personale, quindi non cumuli perfetto, mai. No, 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 no. Mio. Ecco, personale, no, per saperlo, sì, perché, sì, ecco, sì. Sono informazioni che una ecco, ancora non sa, mi sto girando un attimino per sapere bene il tutto. Va bene, signora, è stata gentilissima. Signora, da dove chiama? L'ultima cosa. È da Sassari, in Sardegna. Da Sassari, ok. Com'è il tempo in Sardegna? Sì, è bel tempo. E qui insomma è mezzo e mezzo. Vabbè, signora, siamo sempre disponibili, Grazie tante, buona la saluto. E buon lavoro. Grazie, grazie mille. Ecco, abbiamo avuto pure la prova del nostro... Non sentivo niente io. Infatti, questo è anche insomma, il rapporto che noi abbiamo con gli assistitivi. No, è stato bello anche chiedere insomma, da che città chiama. Spesso succede sempre e anche cioè, interagiamo anche proprio in maniera molto amichevole, tutto sommato. Ricordiamo appunto il numero verde 800 810 810, per le chiamate dall'estero 0039 6455 39607 e per contattare direttamente i nostri esperti superabile.inail@sociale.it. Bene, grazie Erika di questo collegamento, ritorniamo qui nello studio principale di Tutto è Superabile. Nel frattempo ci sono venuti a trovare dei nuovi ospiti. E abbiamo qua a fianco a me, a proposito di Superabile, Daniele Orlandi, il nostro architetto esperto del canale Senza Barriere. Benvenuto architetto. Alla mia sinistra un altro architetto esperto di accessibilità, Fabrizio Vescovo, benvenuto. Grazie. Al suo fianco la dottoressa Flavia Goccia della Commissione per la promozione e il sostegno del turismo accessibile. Grazie. Benvenuta. Grazie. E poi adesso che è rimasto qui a farci compagnia in modo che possiamo poi con lui chiedergli anche un parere. Allora io chiederei alla regia di mandare un piccolo contributo che abbiamo estrapolato dal programma di Fabio Fazio di 2 settimane fa. Lo vediamo e poi da lì partiamo con un dibattito. Vai con il filmato. Ce l'abbiamo, abbiamo pronto il filmato, ecco, vabbè, mi dico di aspettare un momento e volevo chiedere a Daniela, ah ecco, c'è, cioè,